Siamo abituati a parlare di asteroidi e comete come di due oggetti differenti. Effettivamente, se li andiamo a osservare da Terra o anche se ci avviciniamo, molto spesso ci sembrano oggetti molto differenti. Questa è una cometa, l'immagine di una cometa da Terra, è una cometa particolare in realtà, è la cometa 67P che è stata visitata dalla sonda Rosetta qualche anno fa. Se la confrontiamo con le immagini di asteroidi, vediamo subito che qualche differenza c'è. Non c'è una coda, non c'è, sembra che non ci sia polvere a giro, non ci sia acqua. Questo però cambia drasticamente, questa impressione che abbiamo, se andiamo a vedere come si presenta veramente la cometa Rosetta, se ci avviciniamo in prossimità della cometa. Come potete vedere adesso le cose cambiano. Comete, asteroidi, guardandoli da vicino con la lente di ingrandimento, sembrano avere un aspetto simile. Effettivamente un'opinione molto diffusa tra gli scienziati oggi non divide più in modo netto tra asteroidi e comete, ma usa come discriminante fra i due l'acqua. In che senso? Sostanzialmente gli asteroidi sono gli oggetti disidratati, secchi, di una classe più grande che ha dalla parte opposta le comete. Quindi abbiamo comete molto acquose e asteroidi molto secchi. Questo, se ci pensate, torna anche con quanto ci ha detto due slide fa Laura. Gli asteroidi presentano un rapporto isotopico molto grande, che va da 50 a 250, che è indice in qualche modo del fatto che gli asteroidi sono qualcosa di molto complesso, una classe molto grande. Infatti oggi si tende a parlare di piccoli oggetti del sistema solare, non più asteroidi e comete, anche se ancora c'è qualcuno che, diciamo, vorrebbe mantenerli divisi. Ora, qual è la differenza tra asteroidi e comete? Perché alcuni sono disidratati e altri, le comete, sono invece più umide, più ricche di acqua? Dobbiamo fare un passo indietro. Abbiamo parlato di regioni di formazione stellare e è stato accennato il disco protoplanetario, il disco di formazione dei pianeti. Il disco di formazione dei pianeti, se lo potessimo guardare nell'universo da vicino, si presenterebbe come qualcosa del genere. Questa è una rappresentazione artistica, però quello che noi possiamo vedere è che si identificano due zone. La zona centrale, dove si formeranno i pianeti rocciosi, che è la zona disidratata, perché è troppo vicina alla stella per poter avere del ghiaccio sugli oggetti rocciosi. Il ghiaccio si trova oltre quella che viene chiamata la snow line, la linea della neve. Tutto ciò che sta oltre la snow line, tutti gli oggetti oltre la snow line possono avere dell'acqua o del ghiaccio, comunque degli elementi volatili condensati sopra. Questa è la zona dove si formano i giganti gassosi. A questo punto una domanda può sorgere spontanea. La Terra ha acqua liquida sulla superficie, ma se la Terra si è formata in una regione secca, da dove arriva quest'acqua? Quest'acqua non poteva trovarsi sulla Terra quando questa si è formata. E come non si poteva trovare l'acqua, non ci si potevano trovare la maggior parte delle molecole complesse, più volatili, come quelle che formano il sistema, il nostro, organismo. Abbiamo quindi un problema che vede tirare in ballo migrazioni planetarie. Cosa vuol dire? Se andiamo a fare un attimo un piccolo riassunto, questo è un disco protoplanetario, una simulazione di un disco protoplanetario, in cui ad un certo punto, per cause dovute principalmente all'attrito, ma anche altri fattori fisici, la polvere incomincia a accumularsi, incomincia a formare dei piccoli granelli. Abbiamo già visto che i granelli di polvere sono molto importanti. Nel disco protoplanetario questi granelli di polvere si incominciano ad attaccare l'un con l'altro, andando a formare piccoli sassi. Dai sassi si formano delle rocce più grandi, fino ad arrivare a formare
quelli che si chiamano planetesimi, qui li vedete in questa simulazione come questi punti luminosi. Questi planetesimi sono sostanzialmente i nuclei di quelli che saranno i pianeti rocciosi, pianeti gassosi, come potete immaginare, sono fatti di gas, quindi raccoglieranno il gas che si trova a giro. Invece la polvere principalmente andrà a finire in questi planetesimi. Via via che planetesimi e pianeti giganti gassosi si formano, il disco viene scavato, viene eliminata la polvere che viene tutta raggruppata nei planetesimi e viene eliminato il gas che va nei pianeti giganti gassosi, e quindi quello che ci troviamo alla fine sono pianeti centrali circondati da planetesimi. Se avvelocizziamo il processo e ci spostiamo verso il nostro tempo, vediamo che tutti i planetesimi si trovano all'incirca fuori dalla zona dei pianeti giganti. Ma, secondo una teoria, il modello di Nizza, i pianeti giganti a un certo punto della loro storia hanno incominciato a disturbarsi a vicenda, si sono spostati, hanno cambiato posizione, si sono invertiti. Questo loro balletto, questa loro migrazione ha incominciato a espellere, a modificare, diciamo, sostanzialmente tutta la zona intorno a loro, con quasi tutti i planetesimi che sono stati espulsi dal sistema solare, sono andati a formare la riserva delle comete. Naturalmente, come potete vedere laggiù nel mezzo, in questo cerchio vicino al Sole, ci sono i pianeti rocciosi. I pianeti rocciosi non sono passati indisturbati da questo sconvolgimento, e come i planetesimi sono stati espulsi dal sistema solare, buona parte di questi planetesimi è stata spedita verso l'interno del sistema solare, e quindi si è trovata molto vicino a quelli che sono i pianeti rocciosi. La situazione in cui ci troviamo adesso, quindi quella odierna, vede il sistema solare ripulito praticamente da tutti i planetesimi. I planetesimi oggi si trovano tutti molto più lontani dei pianeti giganti gassosi, si trovano tutti in una zona intorno che si chiama fascia di Kuiper, vedete che sta intorno alle orbite dei giganti gassosi, sono queste qui più marcate. Quindi sostanzialmente abbiamo subito in un certo momento della nostra storia un enorme sconvolgimento del sistema solare che ha portato tantissimi planetesimi, asteroidi, comete verso la Terra. Come potete immaginare, la Terra non ha passato indenne questo evento. Tra 4,1 miliardi di anni fa e 3,8 miliardi di anni fa, la Terra ha subito quello che viene chiamato il tardo bombardamento pesante, che suona un po' male, in inglese è un pochino più, diciamo, simpatico, late heavy bombardment. Vuol dire che la Terra per diversi milioni di anni è stata letteralmente bombardata da oggetti, piccoli oggetti rocciosi che però, come sappiamo, venivano da regioni esterne del sistema solare. Quindi quello che oggi pensiamo è che questi oggetti sono quelli che hanno portato sulla Terra l'acqua, principalmente, ma anche tutte le molecole complesse, quelle molecole che si erano formate nel sistema, nella nebulosa protoplanetaria e nelle regioni di formazione stellare, in questo momento si pensa siano arrivate sulla Terra. Ora, questa è un'ipotesi, possiamo in qualche modo avere una prova? Non eravamo lì quando abbiamo subito questo bombardamento pesante. Giusto per informazione, le prove di questo bombardamento pesante non sono sulla Terra, sono su quell'oggetto lassù in cima, che vedete là, sulla Luna. Se guardiamo la Luna, vediamo che il numero di meteoriti che ha colpito la Luna è stato molto più elevato, esattamente tra 4,1 e 3,8 miliardi di anni fa. Quindi, se i meteoriti hanno colpito la Luna, possiamo immaginare che in quel momento stessero colpendo anche la Terra, anche se oggi non vediamo più gli effetti. Per avere una conferma che il materiale organico può effettivamente arrivare sulla Terra dopo un bombardamento, non possiamo, come dicevo, tornare indietro e guardare il bombardamento, possiamo però guardare quello che è il leggero bombardamento che subiamo tutti gli anni, tutti i giorni. Noi siamo abituati a parlare di stelle cadenti, a volte sentite forse nominare la parola bolidi. Costantemente la Terra, ogni poco, diciamo, non ogni giorno, ma quasi, è colpita, o comunque si scontra con un piccolo asteroide, con una piccola pietruzza, che in alcuni casi brucia completamente in atmosfera e ci regala quelli che sono le stelle cadenti, come quelle che vedremo tra circa un mesetto. In altri casi, se l'oggetto è un po' più grande, può avvicinarsi un po' di più a Terra. Questo è il caso
ad esempio del bolide di Chelyabinsk in Russia del 2013. Come vedete nell'immagine, il bolide è stato molto ben visibile da terra, ha causato anche dei danni, per fortuna non a persone, ma a vetri rotti e anche un muro abbattuto. Questo oggetto però non è arrivato a toccare la superficie del pianeta Terra, perché si è per fortuna distrutto, dissolto nello spazio. Qualche mese fa, in realtà, un altro evento simile è avvenuto in Costa Rica. Questa è un'immagine ripresa dalla Florida. Se vedete, un oggetto lì, anche lì, è sceso a terra, di un bel colore blu tra l'altro. In questo caso però qualcosa è arrivato a terra. Diversi chilogrammi di questo oggetto, infatti questa viene chiamata una pioggia di meteoriti, perché l'oggetto si è rotto nell'atmosfera ed è piovuto a terra, si è abbattuto sulla Costa Rica, per fortuna non ci sono stati danni, anche se in un caso una cuccia di un cane è stata passata da parte a parte, ma il cane è sopravvissuto, ci dicono, quindi nessun essere vivente è stato danneggiato. Questo meteorite però ha qualcosa di interessante, perché questo meteorite è un meteorite che viene chiamato, mentre il meteorite di Chelyabinsk non sappiamo che meteorite fosse, questo è a terra, abbiamo dei pezzi, è stato analizzato. Questo meteorite appartiene alla classe dei meteoriti carbonacei, vuol dire meteoriti che hanno una grande componente di carbonio, di materiale organico, a questo punto possiamo dire, sulla superficie e dentro la struttura. Questo meteorite è, il fratello di un meteorite molto più importante, di quale vi parlerò, perché quello semplicemente ancora non si sa che cosa c'è dentro, del meteorite di Murchison, che è lo stesso tipo di meteorite caduto nel 69 in Australia. Invece questo l'abbiamo analizzato, e quello che è venuto fuori è che, sorprendentemente, questo meteorite contiene un'enorme varietà di molecole organiche, una estremamente variegata classificazione di tutto ciò che possiamo desiderare per la vita sulla Terra, e anche di più. Il nostro organismo utilizza 20 amminoacidi, nel meteorite di Murchison ne sono stati trovati quasi 100, quindi ci sono più amminoacidi di quelli che servono al nostro organismo: nucleobasi, zucchero, fosforo, tutto quello che possiamo cercare per pensare a un'origine della vita, si trova in questo meteorite. Si trova in questo meteorite che è caduto, quindi probabilmente si trova anche nel meteorite che è caduto in Costa Rica. Servirà un po' di tempo per capirlo, perché bisognerà analizzarlo. Giusto per informazione, anche l'osservatorio di Arcetri parteciperà a questa indagine, perché quel meteorite è stato, preso dal nostro... un po' di frammenti sono stati presi dal nostro gruppo, e ora voi non lo potete vedere, ma è qui nella mia tasca, in realtà, è qui con me, giusto per portarvi vicino un pezzo di cielo. E anche questo, speriamo, ci rivelerà un'enorme varietà di molecole organiche, esattamente come il meteorite di Murchison. Ora, una domanda però ce la possiamo fare. Questi meteoriti sono arrivati a terra. Il meteorite di Murchison è stato raccolto dopo un pochino che era caduto, il meteorite caduto in Costa Rica è stato raccolto quasi subito, però sono passati attraverso l'atmosfera e sono arrivati sul suolo, dove la vita è molto abbondante. Quindi chi ci dice che quelle molecole non siano una contaminazione nostra, della nostra vita, su questi asteroidi? Per andare a capire se possiamo in qualche modo eliminare l'idea di una contaminazione terrestre, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo andare alla ricerca degli organici in quelli che sono i parenti prossimi dei meteoriti, ovvero gli asteroidi. Tantissimi asteroidi sono stati studiati da tantissime missioni spaziali, questi sono solo alcuni degli asteroidi visitati, potete vedere che i più grandi sono in scala, tra l'altro, questi. Potete vedere i più grandi, Cerere e Vesta, addirittura Cerere non si parla più di asteroide, si parla di pianeta nano da quanto è grande. Questi asteroidi sono stati visitati e sono stati studiati con delle sonde automatiche, e quello che hanno rivelato è che effettivamente sulla superficie di questi asteroidi si osserva il segnale di materiale organico. Ora,
quando si dice si osserva il segnale del materiale organico, naturalmente non ci stupisce, perché sappiamo che il materiale organico è presente nelle prime fasi di formazione del sistema solare, ci sono molecole prebiotiche, si osservano molecole prebiotiche, quindi possiamo pensare che quelle stesse molecole prebiotiche si trovino su questi asteroidi. Quello che dobbiamo capire è se da questi asteroidi si sono staccati quei meteoriti ricchi di molecole vitali, molecole non più prebiotiche, ma molecole che invece sono direttamente collegate alla vita, che vediamo a terra nei meteoriti. Per fare questo, sfortunatamente, non possiamo basarci su un dato, una fotografia che ci arriva da una sonda automatica. Quello che vorremmo fare tutti è saltare su un'astronave, arrivare sulla superficie di Cerere e incominciare a raccogliere sassi da terra per riportarli a casa e analizzarli. Naturalmente questo è un po' complicato, però fino a un certo punto. Abbiamo un asteroide di cui voglio parlarvi stasera, un asteroide molto particolare, si chiama 10-19-55 Bennu, dove il numero, avete visto prima, tutti gli asteroidi hanno un numero, è il numero, diciamo, progressivo di scoperta, quindi lui è il 10.000esimo, il 101.000esimo, 955.000 asteroide. È un asteroide carbonaceo che in questo momento è, diciamo, studiato dalla missione Osiris-Rex della NASA, che come vedete produce immagini molto belle. Ma la missione Osiris-Rex della NASA è una missione particolare, perché non è una missione come le altre che deve semplicemente girare intorno all'asteroide per darci informazioni, diciamo, fotografando e prendendo dati dall'asteroide. La missione Osiris-Rex della NASA ha un compito importante, ha un compito fondamentale: raccogliere un pezzo dell'asteroide per portarlo a casa, portarlo qui sulla Terra per poterlo analizzare, perché solo sulla Terra abbiamo un'enorme disponibilità di strumenti, ci sono strumenti grandi come una stanza che non possono, come potete immaginare, essere messi su una sonda e mandati sull'asteroide. Quindi se questi oggetti tornano, se un campione torna a Terra, può essere studiato. L'osservatorio ACES, il gruppo di astrobiologia e di planetologia, è coinvolto nella missione. Stiamo lavorando a stretto contatto con gli americani per trovare in questo momento il punto migliore dove scendere per acchiappare un po' di granelli di polvere. Questo è quello che ci servirebbe, basterebbe qualche granello di polvere per riportarlo a casa. Ora concludo, mi avvio verso la conclusione dicendo, parlando un po' anche, come abbiamo detto tutti, di quello che facciamo veramente qui all'osservatorio, con cosa lavoriamo. Abbiamo visto delle immagini bellissime di asteroidi, ma come dice il titolo, basta una foto per sapere tutto? Naturalmente, come potete immaginare, non è così. Dobbiamo usare una grande varietà di dati per capire veramente la natura di un asteroide. Possiamo sfruttare i radar, possiamo sfruttare le onde radio, possiamo sfruttare le mappe di colore, ci sono tantissime proprietà che possiamo capire da questi metodi, ma una delle tecniche principe per capire la composizione e che cosa è presente sulla superficie dell'asteroide è la spettroscopia infrarossa. Spettroscopia infrarossa, come vedete, ci stiamo spostando, è un po' il nostro viaggio si sposta sia nel tempo, ma si sposta anche nelle frequenze che studiamo. Passiamo dalle onde radio alla spettroscopia infrarossa, quindi ci muoviamo verso qualcosa di più vicino alla luce visibile, che ci dà informazioni importantissime. Ora voi direte, vabbè, sono delle linee, sicuramente è meglio la foto da vedere, però la foto non ci dice qualcosa che la spettroscopia infrarossa ci dice. Se guardate quest'ultima linea scura, non pensate alla linea rossa, che era la linea raccolta da terra, la linea nera invece è la linea che ha preso la missione Osiris-Rex intorno all'asteroide. Vedete che non è continuo, a un certo punto c'è una valle, c'è una specie di fossa. La presenza di questa fossa, di questa banda, ci sta dicendo che i minerali dell'asteroide Bennu sono minerali idrati, minerali che hanno delle molecole d'acqua attaccate, minerali che molto probabilmente si sono formati in presenza di acqua, forse liquida. Quindi capite bene che c'è un grande
bagaglio che ci arriva dalla spettroscopia infrarossa e che ci dà buonissime speranze per l'asteroide Bennu. L'asteroide Bennu è un asteroide primitivo che viene dalle regioni esterne del Sistema Solare, che poi ha finito il suo viaggio intorno vicino qui alla Terra, si chiama asteroide Near Earth Asteroid, asteroide vicino alla Terra, ma è un asteroide che veramente ci può dare la ci può dare l'indizio che ci serve per progredire nella nostra conoscenza. La differenza principale tra studiare asteroidi con spettri infrarossi e studiare invece le molecole, quindi studiare sempre molecole, però andando fisicamente sull'asteroide o rimanendo a Terra, è il fatto che una volta che la sonda è partita non si può più fare niente. Il telescopio a Terra può essere modificato, si può incrementare il numero delle antenne. La sonda che parte è quella che poi studierà l'asteroide. Questa è un'immagine della sonda Osiris-Rex che veniva preparata, è stata costruita dalla Lockheed Martin per la NASA, è stata lanciata a settembre 2016 ed ora viene, diciamo, controllata e diretta da questo edificio che è un po' anonimo, che si trova nel deserto, a Tucson, in Arizona, dove c'è il quartier generale della missione e dove, per finire il nostro tour degli osservatori astronomici, ho avuto il piacere di stare per 2 mesi fino a il 23 giugno, quindi sono ancora in fase jet lag, quasi. Però questo ci porta a arrivare alla fine del nostro viaggio. Il nostro viaggio è iniziato parlando di regioni di formazione stellare, la formazione delle molecole. Queste molecole poi abbiamo visto come incrementano di complessità, arrivano fino quasi alla glicina, fino quasi agli amminoacidi. Poi abbiamo un gap, abbiamo una zona oscura e ritorniamo a guardare le molecole quando queste arrivano sulla Terra e poi le vediamo nel nostro organismo. Quindi abbiamo un'indagine che prosegue da noi verso molecole sempre più semplici e dalle molecole, dagli atomi, verso un incremento della complessità molecolare. Quello che ci manca è il mezzo, ci manca di capire come gli asteroidi e le comete entrino in gioco per portare le molecole da quegli atomi semplici, da quelle molecole complesse ma a livello astrofisico, fino alle vere molecole complesse, quelle che poi troviamo nel nostro corpo. E speriamo tutti, almeno noi, che la missione Osiris-Rex, che porterà a casa un campione, ci darà quegli indizi per chiudere il nostro viaggio dalla complessità, dalla formazione degli atomi col Big Bang fino all'origine della vita sulla Terra. A questo punto concludiamo con questa frase e invito Laura e Chiara a venire qui, e se avete domande siamo ben disposti a rispondere, anche a curiosità. Non ci sono domande stupide, ora le diciamo tutte.